Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati, buon venerdì, buon inizio di fine settimana, facciamo questo aggiornamento come sempre eh, delle trattative di Mercato della Roma, mercato che è entrato nel vivo visto che comunque ormai siamo al 5 di luglio, la Roma ha salutato il 30 giugno addirittura 9 giocatori che non fanno più parte della Rosa e bisogna comunque accelerare un po' le trattative perché ragazzi fa tre giorni inizia il ritiro pre-campionato a Trigoria e praticamente la Roma non ha nessun nuovo volto da poter subito far allenare dal buon Daniele De Rossi quindi mi sembra opportuno che si faccia un po' di accelerata sul mercato anche perché le altre, ripeto finalmente, specialmente la Juve e l'Inter si stanno rinforzando pesantemente e noi Dobbiamo assolutamente insomma, rinforzarci più delle altre se vogliamo l'anno prossimo competere per un posto in Champions. Intanto ieri sono usciti i calendari della Serie A e io sono rimasto alquanto veramente sbalordito e schifato da quello che riguarda il calendario della Roma. Non prendetemi per Piagnone, non prendetemi per uno che vede sempre il male dappertutto e che... È sempre prevenuto, eh, quello che mette sempre le mani avanti, però ragazzi, quello che sta che è successo ieri col calendario della Roma per me è vergognoso perché, come l'anno scorso, come esattamente la stessa identica cosa dell'anno scorso, la Roma nelle ultime 7-8 partite di campionato ha lo stesso identico calendario dell'anno scorso, cioè affronta 4-5 eh, sfide decisive. A cavallo di aprile e maggio, quando ci sono anche le semifinali d'Europa League e la finale di Coppa Italia, stessa identica cosa: cioè, se voi pensate che nelle ultime otto partite di campionato la Roma deve affrontare Juventus, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina e Atalanta, non di seguito, ma nelle ultime otto, poi ha un Verona in casa e all'ultima comunque va a Torino col Torino, che non è una trasferta agevole. Io mi domando e chiedo: ma com'è possibile che sia un, lo stesso identico calendario dell'anno scorso? Poi vai a vedere il calendario delle altre squadre e vedi che l'Inter, le prime otto partite, non ha uno scontro diretto. Allora io dico: no, tutti noi che diciamo, eh, ma i calendari li fa il computer, c'è l'algoritmo e cazzi e mazzi. Ragà, non è così perché anche da queste cose si vede che sti cazzo dei calendari sono pilotati perché non è ammissibile che la Roma alle le stesse identiche difficoltà e le stesse identiche, calendario difficile di fine campionato dell'anno scorso. Non è ammissibile. Non è ammissibile. Non c'è niente da fare, ragà. Non c'è niente da fare. A me queste situazioni mi puzzano e mi puzzeranno sempre. Chiusa parentesi. Chiusa parentesi. Passiamo al mercato. Allora. Portiere di riserva, che comunque è una cosa importante da fare perché la Rosa deve essere non solo competitiva nei titolari, ma anche nelle riserve e una squadra insomma importante deve avere anche un secondo portiere affidabile. Dopo la tramontata trattativa con Botard e lo stand a Liegi, si erano fatti i nomi nei giorni scorsi sia di Ochoa sia di Cragno. Ma il nome nuovo è Gollini, Gollini dell'Atalanta. Gollini dall'Atalanta che l'anno scorso era andato in prestito alla Fiorentina, che è chiuso all'Atalanta sia da Musso che da Carne Secchi, quindi rimane un profilo per il prestito abbastanza agevole da fare. Portiere che comunque ha la sua esperienza in Serie A. E vediamo cosa potrà accadere sul fronte chiesa, ragazzi. Chiesa rimane un obiettivo della Roma, rimane ancora del tempo per valutare la situazione perché, comunque, adesso chiesa è in vacanza e sta valutando tutte le proposte che gli stanno arrivando chiaramente eh, in Italia sembra solo la Roma che sia interessata perché comunque se andate a vedere eh, Milan è pieno da esterni d'attacco la Juve non gioca con gli esterni d'attacco perché gioca con la difesa 3 con, con Tiago Motta l'Inter difesa 3 non ha bisogno di esterni d'attacco eh, l'unica squadra magari è il Napoli che potrebbe essere interessato a Chiesa lì dove però dovrebbe vendere almeno due degli esterni che ha perché loro hanno comunque Politano, Listrom, Gonge, eh, Parascheli, Araspadori quindi hanno una, tantissimi giocatori esterni di attacco quindi se non sfoltiscono prima non possono insomma, prendere un altro come Chiesa e, per cui la Roma rimane sullo sfondo il costo del cartellino si aggira sui 25 milioni di euro non di più ragazzi perché è in scadenza 2025 Rimane comunque il noto ingaggio perché l'ingaggio è un ingaggio importante almeno da 5-6 milioni di euro. Per cui vedremo come si svilupperà questa trattativa per Chiesa. L'alternativa rimane sempre Righelme dell'Atletico Marite che continua però a sparare alto sui 30 milioni. La Roma si può spingere solo fino a 20%, per cui rimane un'alternativa magari da prendere in considerazione lì dove Chiesa magari si accasasse da un'altra parte, sul fronte sul fronte attaccante ragazzi negli ultimi due o tre giorni insomma è entrato prepotentemente in lizza per l'attacco della roma sorlot attaccante norvegese di circa 29 anni anche se c'è n'è 28 di 29 se non sbaglio li fa a novembre attaccante di grande potenza fisica di grande esperienza internazionale che viene da un'ottima eh, stagione al vigliareato dove ha segnato 23 gol quindi è uno che la porta la vede e la vede anche tanto ha una clausa rescissoria di 38 milioni di euro però la Roma sta cercando insomma di limare qualche cosa di uscire massimo sui 25 vedremo come andrà però Sorlot rimane un profilo importante ragazzi ed è uno di quei attaccanti che, che a noi ci serve perché è uno che vede la porta e la Roma quest'anno se, se c'è un ruolo dove non deve toppare assolutamente è il centravanti, perché noi ci serve uno che vede la porta dopo gli additi, di Luca, Insomma, di Belotti con Abram sul mercato e con gli stessi Solbacchi e Nesciomuro in uscita, noi centravanti forte lo dobbiamo prendere, quest'anno senza nessun'ombra di dubbio. Per cui, vedremo insomma, se questa trattativa potrà andare in porto negli ultimi giorni, nei prossimi giorni, e sarebbe un ottimo, un ottimo acquisto. Per quanto riguarda Dybala, ragazzi, eh, dovrebbe tornare in giornata, eh, dovrebbe avere un incontro con la dirigenza perché eh, potrebbe esserci anche una trattativa per un eventuale rinnovo di altri due anni con Dybala. Vi ricordo che il contratto di Dybala è in scadenza 2025, anche se c'è una clausola che dice che se fa il 50% delle partite quest'anno c'è il rinnovo automatico per un altro anno. È chiaro che lui prende 7 milioni e mezzo più 2 di bonus all'anno ed è un stipendio enorme, quindi se la Roma vorrà. Magari rinnovargli il contratto si cercherà di spalmare su più anni l'ingaggio e non andare oltre i 5-6. Ecco, questa è l'intenzione della società. Vedremo comunque nei prossimi giorni eh, se questa situazione si potrà concretizzare. Comunque, già averlo per l'inizio della preparazione e fargli fare tutta la preparazione come si deve già è una grande cosa per me. Sul fronte, la fe, ragazzi, eh, la prossima settimana dovrebbe arrivare. Cioè si è capito che ormai questo è un obiettivo concreto della Roma, eh, siamo arrivati a 15 più 3 di bonus, ehm, le, il Ren ne vuole 20, che è la stessa cifra che l'ha pagato l'anno scorso, comunque dovrebbe andare in porto al 99% questa, questo primo acquisto della Roma e dovrebbe arrivare la settimana prossima, come primo, ripeto, come primo acquisto centrocampista della Roma, che non dovrà essere assolutamente l'unico centrocampista che arriverà. Ma lì è chiaro che si, eh, quando si riuscirà a piazzare Bove, che interessa anche alla Fiorentina, Roma chiede 18-20 milioni, si potrà andare anche sul secondo centrocampista, magari uno più di gamba, uno che salta l'uomo, uno che vede la porta, uno che sa inserirsi, un bel trequartista di quelle forti. Ecco, la Roma ne ha assolutamente bisogno. È uscito anche un altro nome un po' esotico negli ultimi ore quello di Gassova che è un esterno d'attacco brasiliano che gioca nel Corinthians 19 anni di cui si parla un gran bene 35 presenze quest'anno 5 gol e 4 assist giocatore giovane che può crescere tanto c'è questo interesse vediamo se si potrà concretizzare come esterno d'attacco secondo me potrebbe essere un'alternativa giovane magari se non arrivassero o chiesa o oh, magari Rigelme magari si punterebbe su questo profilo giovane come una scommessa ecco. però c'è risulta questo interesse e nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Arthur ex Juventus che è tornato alla Juventus che non fa parte dei piani di Giacomotta prestito dalla Fiorentina l'anno scorso giocatore che tecnicamente non si discute è chiaro che ha lo stesso identico ruolo di, di, di Paredes e quindi ragazzi io la prenderei con le molle sta notizia secondo me è un fake perché comunque la Roma non ne ha bisogno perché se prendi Arthur lo devi prendere per fare il titolare se c'è il titolare che è Paredes non può essere l'alternativa a meno che ripeto come negli ultimi giorni si vocifera di un possibile passaggio di, 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 di Paredes in Arabia Saudita vedremo però girano queste voci come è un'altra fake news abbastanza Ridicola quella di un interesse per Rabiot svincolato dalla Juve, ragazzi. Rabiot eh, è un giocatore che alla Juve, ne, ne, nell'anno scorso, prendeva 9 milioni di euro all'anno. Quindi, capite bene che non è assolutamente alla portata dell della Roma, anche perché io 9 milioni a, a Rabiot non gli darò mai, cioè, veramente. Quindi, niente. E poi nelle ultime ore anche Sergi Roberto, ex Barcellona, svincolato, è entrato insomma qualche notizia di interessamento della Roma, lui può giocare sia da esterno che da centrocampista, però qui la situazione è particolare perché il Barcellona voleva eh, rinnovargli il contratto, ma non l'ho potuto fare i rivaletti del fair play finanziario, qualora vendessero qualcuno a più presto vorrebbero rinnovare il contratto a Sergi Roberto, quindi anche questa la prenderei come, com, con le molle come notizia perché sicuramente... è... Eh, una fake secondo me queste le notizie ragazzi di questo venerdì eh, non credo che succederà nulla nel fine settimana se ci saranno notizie nuove ve le darò sicuramente per adesso questa è la situazione del mercato della roma al momento eh, per adesso vi ricordo di vi invito sempre a iscrivervi al canale a attivare la campanella così rimanete ehm, Aggiornati sui miei contenuti, mettete like, commentate. Per adesso ragazzi vi saluto, vi auguro un buon weekend e sempre forza Roma.